Lascio la parola adesso al dottor Pinna Pinto, che ha un'esperienza di medicina d'emergenza, ma forse molto importante, ma forse è proprio un'esperienza sul campo, e mai come in questo caso la parola sul campo non è una metafora, in quanto la sua esperienza si riferisce alla medicina sui fronti di guerra, prestata ovviamente per un intento umanitario e pacifico e non di supporto a un'attività militare, ma per la difesa dell'essere umano in quel momento drammatico e di emergenza classica che è il conflitto o le situazioni degenerate a seguito di conflitto. E sicuramente ci porterà un contributo molto interessante per cogliere l'elemento dell'emergenza del problema e delle criticità che fa emergere di scelte sbagliate che, e anche di scelte sbagliate momentanee, ma di scelte sbagliate passate, che fanno emergere le situazioni di crisi. Lascio la parola per l'analisi delle criticità dell'organizzazione sanitaria in merito e della formazione degli operatori nei momenti in cui si scatena un'emergenza, e di conseguenza lascio la parola al dottor Pinna Pinto. Grazie. Grazie. Io appena ho letto il report dell'attività di Luigi Cavanna a Piacenza, premetto, io sono in pensione, non esercito, ho finito anche la mia esperienza di chirurgo con la Croce Rossa Internazionale per limiti di età raggiunti, anche se avrei ancora voglia di continuare, ma ho appena letto della sua esperienza, mi è venuto in mente che l'errore più grosso che è stato fatto con questo inizio della pandemia è stato quello di non fare triage, e che sulla sua esperienza, per quello che riguardava la mia come importanza, ordine di importanza, cioè la selezione dei pazienti e il dirottamento dei pazienti verso le strutture più idonee e la selezione dei casi a seconda della gravità per il tipo di trattamento, il suo per me è stato un esempio che mi ha fatto capire quanto noi siamo indietro. Ho telefonato al mio medico di base, che è il mio vecchio amico, nonché chirurgo, e ho detto: senti, ma tu che fai in questi giorni? Perché io ho 70 anni, se per esempio mi viene la febbre, mi viene la tosse, che faccio? Ti telefono, tu vieni a vedermi oppure no? E lui è stato un po' titubante e mi dice: ma sai, io sono senza dispositivi, quindi io lo studio è chiuso, e io i pazienti li visito per telefono. E così facciamo tutti del nostro studio, non c'è nessuno che esce di qua per andarli a vedere a casa. E dico: ma come si fa a fare una diagnosi di un problema respiratorio per telefono? No? Fai sentire il colpo di tosse sulla cornetta del telefono, oppure no, cioè, solo per intenderci. E questo mi ha dato una misura, pur essendo, ripeto, lui una persona seria, competente e di grande esperienza, si è trovato, come credo la stragrande maggioranza dei medici di famiglia torinesi, nella impasse di non poter esercitare e di non avere avuto nemmeno il sostegno per fare quello che era il primo passo da fare. Col progredire del contagi, e quindi con il fatto che dai primi di marzo, quando ci siamo accorti, la situazione anche in Piemonte è rapidamente precipitata, l'essere chiusi in casa, le mascherine, i guanti, i figli tremebondi per il padre vecchio che non deve uscire neanche a portare a pisciare il cane, eccetera, eccetera, creano e hanno creato immediatamente questo clima di assedio, di situazione che ho vissuto in Yemen, in Siria, in altri paesi dove fischiavano le bombe e non si poteva uscire dagli uffici o andare in ospedale, con la sensazione che si stesse vivendo
qui un'esperienza molto simile a quella della medicina di guerra, al punto tale da vedere poi essere messi in pratica da parte del governo, dei ministri e deputati a questo, l'introduzione di misure coercitive che avevano il sapore dello stato di emergenza, addirittura della situazione, diciamo, di leggi marziali, anche se attenuati, no? Ma comunque con quella impressione di vedere che a un certo punto la nostra vita era completamente cambiata. E in assenza di quelli che per me sono stati i punti cardine del mio lavoro negli ultimi anni, io mi sono occupato di formazione negli ultimi anni, i primi ero sul campo in paesi del centro Africa, Africa subsahariana, in Pakistan per operare, per vedere arrivare i massacrati dall'esplosione della moschea, a decine nel nostro ospedale da campo di Peshawar, con 100 letti era capace di assorbire 25-30 casi in un colpo solo, pur essendo in due o in tre dello staff a occuparsi di loro, però a cominciare a ragionare in termini di fare la selezione. E pochi giorni dopo si comincia a sentire i commenti evidentemente basati sulla non conoscenza di quali possono essere i criteri di selezione dei pazienti legati proprio al bilancio tra le risorse e le necessità, e che hanno portato a fare quello che i nostri anestesisti e i nostri intensivisti sono stati costretti a fare nelle terapie intensive intasate e nei pronto soccorsi, dove le ambulanze dovevano fornire loro l'ossigeno ai pazienti perché nell'ospedale era esaurito. Questo io l'ho letto dalle cronache, ma penso che Luigi Cavanna può confermarcelo avendolo visto in prima persona, e quindi avere capito con la sua intuizione e la sua esperienza che la prima cosa da fare era cercare di arrivare prima, non dopo. E tutto quello che è successo, lasciamo stare la mala sanità con la M maiuscola, no? Il mescolare i pazienti contagiati con gli anziani delle residenze, il lasciare nelle corsie degli ospedali un'assenza totale di protezione nei confronti degli operatori sanitari, medici, anestesisti. Abbiamo dei colleghi, Elena mi confermerà che Francesco sta bene, e di chirurghi, di otorinolaringoiatri, quelli che sono in prima fila anche nella diagnostica, perché facilmente si fanno contagiare, no? Non soltanto gli anestesisti che sono bardati di tutto punto adesso e quindi hanno più protezione. Quindi che tutto quello che è il controllo del flusso di pazienti in una cosiddetta mass casualty, scusatemi il termine inglese, non lo so tradurre, ma comunque quando arrivano tanti pazienti tutti insieme, deve trovare dei filtri, deve trovare delle tappe con le quali si possa affrontare il problema. Ora, in Piemonte, e qui dobbiamo parlare di casa nostra anche, perché ho sentito parlare di questa iniziativa di cominciare a sfiduciare sostanzialmente l'amministrazione sanitaria, no, per quanto possa essere un'iniziativa che abbia successo o meno, perché è legata a scelte politiche e non a un tribunale superiore che decide: no, certo, questo è un caso di malpractice, quindi chiuso, vai a casa. No. Io l'avevo citato per scherzo, pensando anche a me stesso, tra l'altro, la regola di Peter, no?
della promozione dell'incompetenza, quando mi hanno proposto di parlare qui stasera di organizzazione sanitaria, mi sono detto, ma allora sono io l'incompetente, perché non ho nessuna esperienza. Io ho fatto chirurgo 30 anni all'ospedale Molinette e poi ho fatto invece chirurgia di guerra e lì mi sono fatto un pochettino di esperienza di organizzazione sanitaria, ma in un contesto completamente differente. Però ci sono delle regole che noi abbiamo per forza dovuto applicare nei contesti in cui le risorse sono limitate e le necessità sono altissime, che sono gli stessi che dobbiamo imparare ad usare qui. E rileggendo la tragica vicenda del piano pandemico in Italia, che è stato, credo, se non mi sbaglio, la conferenza Stato-Regioni all'inizio degli anni 2000, no? Poi rivisto, ne credo, nel 2010, se mi ricordo bene, ma smentitemi se mi sbaglio sulle date, ma comunque da allora mai più preso in considerazione, malgrado la notizia che comunque questo tipo di problematica sarebbe stato possibile che capitasse, no? Io sto leggendo in ritardo rispetto a voi questo bellissimo libro che vi consiglio di leggere e che il mio amico Paolo Zara, che è qui nascosto e non si fa vedere, mi ha regalato per istruirmi. Cioè sulla storia delle zoonosi e di come già da molti anni questo problema della possibile pandemia che adesso sta creando un disastro che nemmeno dopo la Seconda Guerra Mondiale si è visto e si sente aria di crisi economica, di crisi umanitarie di ogni genere. Non è riuscita neanche l'appello dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'OMS insieme a fermare i focolai di guerra. Si continua a sparare dappertutto e non se ne parla più, però comunque la guerra continua, no? E dove la guerra continua, io sono in contatto con la Siria, che è un paese nel quale ho lavorato un po' di anni e sono ancora legato ai medici siriani. Loro hanno lo stesso problema più le bombe dei russi o dei turchi, a seconda di quali sono le città che sono colpite. Quindi tutto questo scenario ci fa pensare che noi, che siamo fortunati perché non abbiamo ancora e spero non avremo mai un livello di conflittualità così alto, che però è sotto il livello, si sente, no? Perché la povertà comunque aumenta. Perché quando la gente ha fame si sente dire, preferisco, ho sentito una battuta squallida in una discussione televisiva, preferisci morire di fame o morire di infezione da virus, no? Quindi, come dire, cosa scegliamo, la borsa o la vita, no? Però questo è un problema che sta diciamo interessando tutto quanto il globo terracqueo. E non soltanto diciamo, quelli che sono affetti da una malattia come questa, quindi che possono essere in qualche maniera trattati precocemente, quindi ritornare a fare una vita normale, ma tutti quelli che già in condizioni di difficoltà, portatori di handicap vari, un sacco di disagiati di natura mentale, handicappati mentali che sono rinchiusi o addirittura non più ammessi nelle comunità per problemi di mancanza di adeguata protezione e quindi sono reclusi in casa con i familiari in assenza di alcun tipo di sostegno da parte dei dipartimenti di salute mentale, che sono anche essi in qualche maniera così coartati dalla crisi e in assenza di risorse. Quindi a Torino mi risulta che
i centri diurni siano tutti chiusi e che quindi tutti questi ragazzi che hanno bisogno del contatto, dell'assistenza, anche se non hanno la febbre alta o la polmonite interstiziale, comunque hanno bisogno di essere visti, assistiti, curati, e le famiglie ne soffrono, e le famiglie non... quelli che lavorano a casa magari lavorano poco e non possono occuparsi di questi ragazzi. Non parliamo delle residenze per anziani, che sono la discarica dell'umanità, no? Cioè sono stati fondamentalmente, anche per molte famiglie, sono state una risorsa, perché in fondo la possibilità di tenere un anziano in casa, come può essere tenuto in una residenza, meglio, adesso è diventato praticamente una condanna a morte. Quindi, per chiudere, che non farla troppo lunga, magari ritornerò dopo se viene nella discussione, questo concetto che mi ha trascinato a me stesso, perché mi sono autoinvitato in questo contesto, con l'idea che il concetto della medicina di guerra debba in qualche maniera passare anche nella medicina civile. Io concludo solo con un esempio che mi ha molto affascinato, che è stata la risposta parigina alla strage del Bataclan, che è stato considerato essere un esempio di medicina, chirurgia di guerra in ambito civile. E la risposta che noi, a pochi chilometri di distanza, anche a Nizza, quando c'è stata la strage sulla passeggiata, sulla Promenade des Anglais, la stessa tipo di risposta che il sistema sanitario francese è riuscito ad offrire, senza intasare gli ospedali con dei pazienti inoperabili e che arrivavano in condizioni o morti, perché dissanguati, perché non si era fatto nulla sul posto. A Parigi c'erano 35 ambulanze medicalizzate con i chirurghi a bordo che hanno operato i pazienti per la strada e hanno fatto la chirurgia ovviamente di salvataggio, non intervento completo, ma hanno permesso ai pazienti di arrivare in questi 40 ospedali che sono in rete nel centro di Parigi e che lavorano in rete tra di loro, di operarli nell'arco di 24-48 ore definitivamente, di salvarne una grandissima percentuale. Si parla di centinaia di 250 casi. Ora, questa esperienza è stata un'esperienza illuminante anche questa dal punto di vista del triage. La formazione da noi oggi ha una grossissima carta da giocare, la formazione nell'università, negli ospedali, perché tutti i giovani medici che sono stati reclutati senza neanche l'esame di Stato per entrare subito in servizio, con un'esperienza praticamente teorica, esclusivamente teorica, e quindi scarsamente abituati a esercitare, hanno avuto e probabilmente avranno ancora, perché io sono pessimista di natura, penso che la storia non è finita qua, l'occasione di reimparare dei criteri, dei principi di scelta, di valutazione, di triage, che si basano molto di più sulla clinica, sulla valutazione clinica, su come il dottor Cavanna ha insegnato a fare, come rapidamente la diagnosi di polmonite interstiziale al letto del paziente con un ecografo, ma anche se non c'è l'ecografo, per la conferma essere capaci a auscultare il crepitio basale e interpretarlo come un segno premonitore di una polmonite ingravescente e quindi coraggiosamente trattarlo subito. Questo i giovani che entrano oggi in servizio nei nostri ospedali, che hanno questa fortuna, se non si contagiano, come è capitato purtroppo anche a molti di loro, e fa parte comunque anche questo dell'esperienza, no? Dobbiamo metterlo in conto, hanno l'opportunità di crescere in maniera rapida e nella direzione giusta. Io per adesso mi fermo qua, se no poi divento torrenziale, e lascio la parola a Luigi Cavanna con gran piacere e con grazie per essere qui a darci qualche notizia.